buonasera e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con lo speciale Televallo, manca a dirlo, ancora una volta dedicato alle vicende della politica e dell'amministrazione comunale di Mazara del Vallo. In apertura cosa posso dire, volendo? Che la situazione è sempre, come dire, immersa in acque agitate. Il riferimento va naturalmente ancora una volta ai rilievi da parte della Corte dei Conti, che ha riscontrato per quanto riguarda il consuntivo 2019 un disavanzo di ben 33 milioni di euro. C'è stato poi l'atto adottato dalla Giunta, cioè le riparazioni tra virgolette e gli aggiustamenti tra nuove imposte e riduzione delle spese, per cui questi aggiustamenti poi votati a maggioranza dal Consiglio Comunale sono stati inoltrati alla Corte dei Conti e si attende quindi l'esito da parte della stessa Corte se accetterà o meno questi aggiustamenti operati dalla Giunta Comunale ed approvati dal Consiglio Comunale. Non sono mancate, ovviamente lo ricordo ancora una volta, le polemiche successive anche ad alcune dichiarazioni fatte dal Sindaco Salvatore Pinci nel corso di quella ormai famosa seduta di Consiglio Comunale. Dichiarazioni polemiche, abbiamo poi dato notizia anche di una lettera di risposta al primo cittadino mazzarese da parte dell'ex assessore alle finanze Caterina Agate, la quale testualmente, oltre ad aver fatto riferimento ad un becero maschilismo, ha chiamato in causa proprio direttamente anche la responsabilità del sindaco Salvatore Pinci. Poi abbiamo ospitato anche la consigliera comunale Stefania Maraccia, che sicuramente non le ha mandato a dire sempre al sindaco Pinci. E allora c'è stata proprio qualche giorno addietro un'affollatissima assemblea dei dipendenti comunali, con la presenza ovviamente delle rappresentanze sindacali, CISL, UIL, CGL e quant'altro. E si attendono ora, come dire, delle decisioni anche da parte di questa assemblea, si preannunciano comunque delle azioni davvero un po' particolari. Torniamo quindi complessivamente su questa vicenda dopo questo brevissimo sunto, ospitando un consigliere comunale che della materia se ne intende, anche perché è un commercialista e più volte in consiglio comunale nei mesi scorsi e anche in queste ultimissime settimane è stato puntualmente, come dire, ascoltato, e lo abbiamo ascoltato porre dei rilievi anche lui molto forti su questa materia. Certamente, ecco, intanto lo presento, è il consigliere comunale Antonio Colicchia. Grazie, bentornato consigliere Colicchia. Dicevo, ovviamente a nessuno fa piacere, sicuramente non fa piacere neanche al consigliere Colicchia, che la città di Mazara del Vallo, che il comune di Mazara del Vallo si trova adesso, come dire, impelagato in questo disavanzo che ovviamente peserà in questi prossimi 14 anni non solo per le casse comunali, ma peserà soprattutto per la cittadinanza, quindi non farà sicuramente piacere. Però lei molte cose le aveva, come dire, il suo è stato un passaggio che poi si è avverato, nessuno l'ha voluto ascoltare, così? Veda, direttore, i verbali del Consiglio Comunale parlano abbastanza chiaro, perché quando è stato approvato sia il rendiconto del 2019 che il DUP del 2020, io usai una frase molto forte ad effetto, sperando che magari qualche collega di maggioranza potesse... ha detto spesso andiamo a sbattere, se non ricordo. No, io dissi che continuando in questa maniera noi moriremo soffocati dai crediti. Quindi cosa è successo? Che si è continuato ad approvare come se nulla fosse il rendiconto del 2019, ma noi non dobbiamo dimenticarci che sono stati approvati pure il rendiconto del 2020, il documento programmatico del 2020 e quello del 2021. Ci potrebbero essere quindi altre novità? Assolutamente sì, perché se l'amministrazione ha continuato ad operare in quella maniera, automaticamente il fondo crediti di dubbia esigibilità, per come veniva valorizzato dall'amministrazione comunale, giustamente non è stato valorizzato come le regole impongono. Ma il problema, direttore, sa qual è? Che magari il primo cittadino ha detto più di una volta, anche presso la sua emittenza, che non c'è un'opposizione costruttiva. Ora, quando egli dice che non c'è un'opposizione costruttiva, lui cosa intende? Che l'opposizione dovrebbe accettare, in questo caso il rendiconto del 2019, senza far nessuna... senza discuterne, senza fare presente... Perché io ricordo benissimo, ma io non è che sono profeta in patria,
Perché io ricordo pure che in quel famoso rendiconto veniva citata per il discorso della valorizzazione del fondo crediti di subesigibilità, nella nota integrativa veniva citata una sentenza della regione Lombardia sì. di circa un anno e mezzo prima, al che io dissi, scusate, io il bilancio l'ho letto, l'ho analizzato, e come mai praticamente voi citate quello della regione Lombardia quando... 4 mesi fa la Regione Campania si è pronunciata in maniera più chiara ed inequivocabile, perché il problema della valorizzazione del fondo crediti di subesigibilità, che ci sono altri rilievi da fare, però quello che praticamente porta il bilancio in disavanzo è appunto questa valorizzazione. E vorrei pure dire una cosa, perché alla fine non c'è niente di male, perché era una morte annunciata questa. Voglio dire, questa maggiore valorizzazione portava, come dire, alla disponibilità di maggiori spese, si poteva spendere. No, a maggiori spese, portava l'amministrazione a contrarre la spesa. Perché sì, questo voglio dire. Nel momento in cui l'amministrazione praticamente va a valorizzare questo fondo, automaticamente rimangono disponibili, cioè, le risorse a disposizione sono inferiori, e quindi automaticamente bisognava praticamente diminuire la spesa corrente. Ora, io cosa voglio dire? Che qualcuno dimentica, perché qui ho sentito dire praticamente che la colpa dapprima era del dirigente, poi i revisori non se ne sono accorti, e poi c'è un'opposizione che non è costruttiva, alla fine praticamente se l'è presa con l'assessore Agate, che è stata praticamente era assessore quando è stato approvato il rendiconto del 2019. Sì, assessore alla finanza. Ma io dico una cosa, quando considerato che, perché loro dicono c'è stato un errore, non sapevamo, lo sapevamo, voi non lo sapevate, però siete venuti in consiglio comunale e qualcuno ve l'ha detto che praticamente stavate imputando il fondo di subesigibilità in maniera errata. Ma lo Stato cosa dice? Considerato che praticamente nel 2019 vero è che la valorizzazione dei crediti di fondo, della posta fondo crediti di dubbia esigibilità veniva praticamente calcolato dal metodo semplificato al metodo ordinario, lo Stato stesso diceva, considerato che praticamente ci saranno parecchi enti locali che andranno praticamente, avranno un deficit di bilancio, diamo la possibilità praticamente di spalmarlo in 15 anni. Sì. Okay? Loro perché non l'hanno fatto? Loro perché non l'hanno fatto? Perché era fin fine. Io dico sempre, dico sempre una frase, che i numeri sono numeri, la filosofia è filosofia. Considerato che praticamente loro sapevano dove stava andando, che il comune stava andando a sbattere. L'hanno fatta solo filosofia. Bravo. Perché poi alla fine, il 2019, vai a valorizzare il fondo crediti di subesigibilità, come ti dice magari il consigliere, non lo sapete nessuno, ma ve lo dice il consigliere Colicchia in consiglio comunale, non c'è nulla di male eventualmente a ritirare l'atto e a chiedere, come hanno fatto molti comuni, perché molto spesso si dice, si fa demagogia dicendo ma tutti i comuni del meridione sono combinati in questa maniera, vero è, ma ci sono pure molti comuni del meridione che nel 2019, quando hanno approvato il rendiconto, hanno sfruttato, tra virgolette, questo piano di rientro che mette in condizione gli enti locali che vanno a rilevare un disavanzo di spalmarlo in 15 anni. Noi lo stiamo spalmando in 14 anni solo esclusivamente, non perché è una scelta nostra, perché abbiamo perso un anno. Perché nel momento nel 2020, quando si è approvato il rendiconto del 2019, noi ci facevamo il segno della croce e non c'era nulla di male. Un sindaco non per forza deve dire faremo, diremo, un sindaco può dire benissimo alla fine del mandato guardate che io ho recuperato tra virgolette 7 milioni, 8 milioni, 6 milioni o 20 milioni di disavanzo, e questa è pure un'amministrazione da buon padre di famiglia. Se qui si tende invece a fare le fotografie, a andare a fare proclami, diremo, fare, perché veda direttore, io adesso non ci sto più, che dopo 2 anni e 6 mesi dell'insediamento dell'amministrazione sentire ancora qualcuno che viene qua a dire faremo, diremo, sono passati 2 anni e mezzo, quindi qualcosa tu devi averlo fatto, chiaro? Quindi a me dispiace se qualcuno non pensa che l'opposizione non è costruttiva, ma noi qualcosa di costruttivo l'avevamo detto. Come faccio un esempio, ma questo non lo dico io, bisogna andare a vedere anche i vecchi filmati del Consiglio Comunale. Io dissi all'amministrazione, guardate che c'è una legge, soprattutto per la pandemia, che per tutti quegli enti che hanno approvato il rendiconto entro settembre,
se entro settembre si approva il rendiconto del 2019, c'è la possibilità praticamente di accedere a fondi perduti per quanto riguarda la messa in sicurezza di immobili di proprietà del comune, e le dico che ce ne sono tanti. Ebbene, praticamente poi mi hanno chiesto: ma cos'è questa cosa? Cosa gli ho mandato pure, perché era sul Sole 24 Ore, era ben in vista. Poi mi hanno risposto dopo un paio di mesi, mi hanno detto no, non avevamo i progetti pronti, quindi non possiamo partecipare. Cascano le braccia a questo punto? Sì, 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 perché si può fare tutta l'opposizione, tutto, ma quando tu vedi dall'altro lato gente che magari tu cerchi di fare capire la gravità del problema, e c'è gente che ti allarga le braccia, perché per l'ennesima volta l'approvazione delle misure correttive del rendiconto del 2019, come si vuol dire, è passato di nuovo tutto in cavalleria. Ora andremo a vedere, noi già anticipiamo che per quanto riguarda il bilancio del 2022, nel preventivo faremo una miriade di emendamenti, perché secondo me, io ho definito il piano di rientro dell'amministrazione. Sto anticipando le mie domande. Intanto, questo piano di rientro che è stato inviato alla Corte dei Conti, lei come lo vede? Allora, ascolti, siccome io sono pure un revisore dei conti, allora dico, se io dovessi andare praticamente a valutare questo piano di rientro, la percentuale di incasso del comune di Mazara del Vallo ad oggi non supera il 50% di riscossione. Quindi nel momento in cui tu mi vai... Ma diceva il 40, ma insomma siamo lì. Ok, nel momento in cui tu non... No, di IMU ad esempio incassiamo qualcosa di più in percentuale rispetto... Sì. Quindi cosa succede? Nel momento in cui tu vai a inserire nel piano di rientro circa 980.000 euro di entrate, tassa di soggiorno, pratiche di diritti per presentazione pratiche edilizie IMU, non è un piano di rientro, tra virgolette, sicuro, veritiero. Perché io il revisore direi, aspetta, però il nostro trend di incassi praticamente è del 40-50%, quindi noi tra virgolette dobbiamo mettere questo piano di rientro in sicurezza. E poi, per quanto riguarda le spese, loro hanno praticamente quello che ci ha detto l'assessore Mauro, dice: siccome praticamente noi mettevamo in bilancio di spesa corrente, quello che ci siamo accorti è che praticamente in base al trend degli anni precedenti c'era una parte che non venivano spesi. Esatto, perché... sì. Questo l'ha confermato anche il sindaco qua. Quindi quello che dico io è, questo piano di rientro noi non dobbiamo fare, non dobbiamo raccontare la favoletta alla Corte dei Conti. Noi alla Corte dei Conti diciamo che noi vogliamo praticamente intervenire su questa posta qua, che la spendiamo, non che la mettiamo in bilancio e poi non la spendiamo. E quindi noi abbiamo detto praticamente, nel momento in cui abbiamo fatto pure un ragionamento, noi abbiamo una segreteria che costa una barca di soldi, degli esperti che costano non tantissimi soldi, ma oggi non sono più necessari, dove ci sono praticamente delle spese che si potrebbe intervenire in maniera chirurgica. Qui invece si fa, tra virgolette, aria fritta, ma questa aria fritta porterà il comune al predissesto. Questo io lo dico in maniera, ma non per creare allarmismi, perché ribadisco, i numeri sono numeri, la filosofia è filosofia. Il problema, guardi direttore, sa qual è? Che molto spesso, per fortuna che noi siamo un paese democratico, ogni 5 anni si vota. Sì. Il problema è che dice, mi faccio questi altri 2 anni, poi eventualmente i debiti che se li devi pagare, se li paga. Chiaro? Andiamo in maniera pragmatica, così capiamo qual è il problema. Io non sono pratico della materia, sono un profano. Le faccio un esempio. Detto, mi mastico poco, anche se dei numeri anche io un pochino me ne intendo, però nel complesso insomma di materie finanziarie vado un po' a disagio. Comunque qui il sindaco ha tenuto a ribadire che non cambierà nulla, cioè nel senso che non verrà tagliato nessun servizio, tutto rimarrà per com'è. Ma questo non lo vedremo. Questo non lo vedremo, siccome praticamente loro spesso hanno dichiarato che faremo questo e poi puntualmente praticamente non si presentano, noi questo lo vedremo, perché la promessa è la promessa. Poi io sono dell'idea che praticamente fra
un anno, due anni, noi vedremo quello che sta succedendo. Guardi, direttore, le faccio un'idea, le faccio un esempio, così noi ci facciamo capire pure dalle persone che sono a casa, perché capisco che parlare di bilancio molto spesso... con parole semplici perché tutti possano bene o male capire. Allora, quando ci siamo insediati io ero in maggioranza e praticamente sul corso principale di Mazara del Vallo, si parla di Corso Umberto, di fronte praticamente sul basolato di un marciapiede, di fronte a un bar che io frequento ogni mattina, c'era un problema praticamente che c'erano le grate dei sotterranei che erano più alte perché il marciapiede era sprofondato. Noi già dal secondo giorno in cui ci siamo insediati, parlando con l'assessore di riferimento e tutto, fate aggiustare questo per due motivi: uno, perché il corso principale dove praticamente la gente va a passeggiare e non sta bene, e due, perché guardate che lì ci passano praticamente più di 1000 persone al giorno su questo marciapiede, e se qualcuno cade si fa male, poi sono problemi per il comune. Allora, questo marciapiede lo hanno riparato, non so se ci sono voluti 2.000 euro, 3.000 euro, perché poi io, frequentando quel bar la mattina, vedevo i lavori in 3-4 giorni hanno finito. Direttore, lei si prende questo appunto. Sì. Lei dovrà, eventualmente questo lo farò pure io, dovrà andare a controllare quanti debiti fuori bilancio noi pagheremo per la tardiva manutenzione del basolato di Corso Umberto. Cioè, per una spesa di 2.000 euro, noi magari pagheremo 25, 30, 50 mila euro, perché fino a 7 persone che sono cadute... Sono inciampate lì. Sì, sì. Poi cosa succede? Per questo io non credo, perché una volta in Consiglio Comunale qualcuno praticamente attaccò l'amministrazione sul fatto che si usava la sommorgenza, sì, per dipingere la stanza di un assessore. E per il basolato di Corso Umberto non è una sommorgenza di 2.000 euro, 3.000 euro, non solo, che genereranno non so quanti debiti fuori bilancio. Ecco, faccio un inciso perché mi è doveroso, abbiamo citato Corso Umberto, io in occasione della scorsa puntata, anzi quando ho avuto modo di ospitare qui allo speciale delle Vallo il sindaco Salvatore Vinci, gli ho posto, come dire, un problema relativo a Corso Umberto, angolo di Corso Armando Diaz, lì praticamente ci sono degli scivoli per i disabili. Sì. Scivoli che risultavano quel giorno ancora, come dire, ostacolati da fioriere, il deposito di motorini elettrici e così via. Monopattini elettrici. Il sindaco effettivamente si è impegnato e ha detto: me la interesso immediatamente. Devo dire che a distanza di circa una settimana, mi auguro di sbagliare, ma ancora non si è provveduto, perché lo stesso concittadino che aveva segnalato quel problema è tornato nuovamente alla carica dicendo: per Franco, guarda che ancora non si è fatto nulla. Ecco, anche su questo problema, comandante Coppolino, anche lei so che se ne interessa, insomma, cercate di dare, come dire, una maggiore attenzione a problemi di questo genere, che ovviamente per un disabile sono come scalare le montagne russe, insomma. Ecco, questo è quello che mi riferivo io, a cui mi riferivo io. Io questa intervista l'ho vista, ho detto uscirò da qua e andrò subito a... Ma sapete che lui subito in effetti poi mi ha mandato le seconde parti di lui, ho dato subito la disposizione agli uffici. Poi però, insomma, almeno fino a questo momento mi risulta che nulla sia stato fatto, e non è sbagliato. È la mano destra che non se... Poi diciamo che... Ecco, a proposito della mano destra, che non sa cosa fa la mano sinistra, voleva dire... Il sindaco quindi non poteva non sapere su questa consultazione? Assolutamente no, ma non perché lo dico io, sono qui ospite dal direttore del Luvio, sì. Ci sono i verbali del Consiglio Comunale che parlano, perché il Consiglio Comunale, io capisco che una volta sul dibattito politico il sindaco non è venuto e no, ha detto io non posso perdere tempo per il dibattito politico, vabbè, ci può pure stare, perché capisco che il Consiglio Comunale come è stato sminuito in questa consigliatura praticamente mai era successo, perché loro hanno un modo di intendere la partecipazione. Ha una maggioranza granitica, voglio dire. Comportate anche da questo probabilmente. Vabbè, l'importante è che la maggioranza granitica, io dico sempre ai miei colleghi che la maggioranza granitica è e granitica deve rimanere, perché poi nel momento in cui si dovesse rivotare, poi magari c'è qualcuno che di granitico diventa praticamente sapone, chiaro? E quindi ognuno si deve assumere le proprie responsabilità.
Io ho sentito pure gente che ha detto noi abbiamo di maggioranza, abbiamo sbagliato ad approvare il bilancio del 2019. Ok, d'accordo. E allora? Ora ti porto le misure correttive e tu le voti tranquillamente. Vabbè, ognuno si assume le proprie responsabilità. Cioè io non assolutamente posso dire se il consigliere Dilluvio vota favorevolmente o contro. L'importante è che uno va a motivare sempre sì, esatto. Le scelte. Chiaro? E quindi sono in arrivo, come ricordava anche lei, consuntivo 2020 e 2021. Il 2021, certo. Hai avuto modo no, per... Il 2021 sicuramente il consuntivo, secondo me, lo approveranno praticamente, anche perché non, questa volta si iscriverà veramente alla procura nel momento in cui loro dovessero valorizzare le fondi. Per 2020? Il 2020 è già stato approvato. È già approvato? Sì. Quindi è un documento. E c'è il rischio che arrivino, come dicevamo prima, altri rilievi da parte della Corte dei Conti? Assolutamente sì, perché se ti comporti in una maniera nel 2019 dove la Corte dei Conti ti dice hai sbagliato e nel 2020 ti comporti nella medesima maniera, è normale che la Corte dei Conti si dovrà fare sentire per dire guarda che l'avanzo o il disavanzo non è questo, perché dovevi imputare praticamente a fondo crediti su dubbia esigibilità. Quindi nel caso poi bisognerebbe fare altre correttive. Sì, assolutamente sì. Assolutamente altri aggiustamenti, altre rate da pagare, tra virgolette. Altri piani praticamente di rientro. No, ormai sono finiti i tempi in cui il bilancio di un ente locale deve andare in equilibrio e mi assumo la responsabilità di quello che dico. Uno non per forza, se fa l'amministratore, deve per forza andare in pompa magna con i proclami. A volte un buon amministratore è anche quello che dice in campagna elettorale, signori miei, non aspettatevi niente perché praticamente siamo in periodo di vacche magre e dobbiamo stringere la cinghia un po' tutti. Come fa il buon padre di famiglia? Come fa il buon padre di famiglia? Perché io sono convinto che se un giorno io dovessi avere dei problemi economici, le prime persone a cui devo comunicarle è la mia famiglia, perché se è convinta ancora di spendere in una determinata maniera, poi giustamente. Nel momento in cui uno decide di amministrare una città, deve essere chiaro con i cittadini. Perché è inutile che si fanno tutta una serie di programmi. Io ho sentito di tutto, ho sentito che entro la fine del quinquennio noi dovevamo rilevare i contatori dell'acqua attraverso un drone, poi arrivano 16.000 bollette dell'acqua tutte farlocche. Cioè, direttore, lei mi deve consentire, ma sul diremo e faremo. Io lascio tutto il tempo che trovano, ma vogliamo noi eventualmente sederci due minuti e valutare questi due anni di amministrazione? Perché io capisco, io dico sempre che non vengo né dalla Luna e manco da Marte. Amministrare è difficile, amministrare è molto difficile, però loro ci stanno mettendo, cioè, ce la stanno mettendo tutta praticamente per portare capo la città di Mazara del Vallo. Solo esclusivamente per vivere questo quinquennio, per dire io ho fatto il sindaco, sto facendo l'assessore, come si dice la Mazara, finire ave. E poi? Se dopo i proclami cosa c'è? Come? Dopo i proclami lei cosa vede? Dopo i proclami? Ma io non vedo nulla. Io per il momento di questi signori qua non vedo assolutamente nulla, perché cioè a volte io non sono, cioè, una volta dissi pure e poi mi hanno accusato perché l'ho ribadito 3-4 volte. Non vedere nulla è un po' azzardato volendo. Guardi, le faccio un altro esempio. Il posteggio in piazza Giovan Battista Vinci sono del lavoro, no? La pista ciclabile la devono ancora realizzare, quindi quando la realizzeranno, anche come Sant'Agostino, quando lo realizzeranno, siccome sono passati due anni, non siamo, io all'inizio ho difeso il sindaco dicendo che quando qualcuno praticamente è entrato a gamba tesa, ho detto scusate 90 giorni sono passati, diamogli il tempo, ora io dopo 1000 giorni, quindi sono due anni e mezzo, io devo cominciare a dire aspetta, ma qua che cosa stanno facendo? Anche questo discorso le dico, secondo lei, direttore, è normale prendere l'invasione di questi monopattini elettrici? Io un servizio alla città di Mazara va bene, mi sta bene che tu offri, ma che praticamente cioè, non trovi quasi quasi più parcheggio perché sono sparsi per tutta la città in maniera praticamente barbarica. Che diceva giorni fa la consigliera Stefania Marascia,
poca, scarsissima attenzione di questo sindaco verso le periferie. Assolutamente sì, perché ad esempio mi arrivano segnalazioni dove ci sono zone periferiche di Mazara del Vallo dove per 8 giorni, 10 giorni non arriva l'acqua. Cioè, lui dice Mazara è più pulita, sicuramente magari si riferisce a Corso Umberto, Corso Armando Diaz. Io però dopo 40 anni un topo in Corso Armando Diaz l'ho visto, e quindi quando si cominciano a vedere pure topi in centro, proprio in centro, sul centro abitato, vuol dire che qualche problema c'è. Vuol dire che qualche problema c'è. Guardi, siamo alla deriva, perché io sabato mi sono fatto una bella chiacchierata con un imprenditore importante di Mazara del Vallo, sì. il comparto della pesca, e mi diceva che ci sono due boe allocate al centro del Porto Canale. Io non ho mai capito queste boe. Dice no, queste boe stanno a segnalare che c'è il relitto sotto. Sì, esatto. Parlando con questo imprenditore, lui mi diceva, dice, guarda, senti, dell'escavazione del porto non ce ne frega niente, sai perché? Perché ci siamo organizzati, sappiamo i tempi che ci sono, ci siamo organizzati già con delle gru eventualmente per tirare e mettere. Però io dico una cosa, dice, ma la politica a Mazara come fa praticamente quantomeno a non far... Non parliamo di dragaggio, parliamo solamente di togliere i relitti che ci sono al centro del porto. Dice, perché... Qualcuno non capisce che siccome qualche peschereccio ha rotto le eliche entrando, sì, per andare, si sparge la voce e tutti i pescherecci mazzaresi praticamente adesso si stanno orientando per andare nella vicina Sciacca o andare praticamente anche nel Messinese a fare praticamente a fare le riparazioni nelle navi. Dice, c'era una persona, un ex cestista a livello mondiale, che voleva venire a Mazara per quanto riguarda il rimessaggio dello yacht, e glielo hanno sconsigliato, e quindi poi è andato a finire a Licata. Ora qualcuno si deve, tra virgolette, pure rendere conto che l'indotto praticamente della diportistica navale, cioè, porta un indotto di 400 famiglie. Esatto. Nel momento in cui i cantieri a Mazara chiudono i battenti, è finita, allora io dico, capisco che l'escavazione del Porto Canale, è venuto Musumeci, ha fatto delle promesse, non le ha rispettate, poi c'è stato il discorso che hanno inquisito praticamente chi, mentre mettiamo le transenne, ma per togliere dei relitti, io non è che lo dico, io che il sindaco deve andare e deve toglierli, ma non penso che ci vogliono tutti questi tempi biblici. Occorre avere il pugno fermo e farsi sentire nelle aule deputate. Mentre per risolvere il problema del ponte Contrada d'Arena bisogna farsi ascoltare da chi? Allora, il ponte Contrada Boccarena, io ho partecipato sia al Consiglio Comunale aperto sia praticamente ad una conferenza che c'è stata a Rivoli, dove è venuta praticamente pure, c'era l'ex assessore Giacalone, c'era l'ex presidente della provincia di, sì, Adamo, c'era l'onorevole Sergio Tancredi, e poi c'era praticamente sia l'ingegnere Salvo, che ha fatto una perizia, sia praticamente l'ingegnere che allora è stato il progettista del ponte. Questi signori qua hanno detto, dice, per il materiale, perché loro hanno usato addirittura un materiale superiore a quello che era previsto nel progetto, ora non ricordo il nome, ma l'ingegnere allora, del dipendente della provincia, dice, questo ponte non è che noi lo possiamo, è in sicurezza adesso, io posso fermare per i prossimi 200 anni. È mancata la manutenzione, non se ne è mai fatto. Però, direttore, mi consenta, se un perito nominato dalla provincia dice praticamente che dobbiamo chiudere il ponte e non si fa una controperizia, ma questa controperizia chi la deve fare? Chi è che deve essere? Dice, aspetta, tu stai chiudendo il ponte, per quale motivo? Sediamoci e vediamo effettivamente se tu sei... Invece si è subito passivamente la decisione praticamente del libero consorzio della provincia di Trapani, e ogni qualvolta, dice, e ogni qualvolta che si parla di questo problema ho provveduto a organizzare un tavolo tecnico con il direttore Cerami. 3 mesi fa è arrivata una fotografia, cioè lei si immagina che c'è un sindaco che posta sulla propria pagina la fotografia, guardate, stanno preparando i pendini per montarli. Ma dove siamo arrivati?
dove siamo arrivati? Per poi, per non parlare praticamente delle famose variazioni di bilancio dove dovevamo mettere il ponte mobile da 300.000 euro per gli storni, per tutto, non si è fatto assolutamente niente. Ma anche lì noi che non siamo opposizione costruttiva, gli avevamo solamente detto, oltre a dargli le alternative di come fare questi storni, ho detto guardate che praticamente l'assessorato territorio ambiente si piglia minimo un anno e mezzo di tempo per dargli un parere. Ma voi perché vi state andando a imbaragare in questa scelta? No, noi andiamo avanti, lei si ricorda perché ormai sì, questa no. È l'amministrazione dei post, c'era un assessore con una cartina sul cofano della macchina che vedeva come approcciare all'altra sponda, io allora feci un esempio, sembrava Rommel durante la campagna del Maghreb. Ecco un'altra cosa, tornando nuovamente al tema della situazione finanziaria del comune di Mazara del Vallo. Non so, lei si interfaccia con l'attuale assessore delle finanze Giacomo Mauro, ha modo di confrontarsi con lui, di porre come dire, dei quesiti, di consigliare qualcosa? Guardi, con gli assessori c'è poco da confrontarsi perché, e questo glielo dico in maniera, tra virgolette, molto spassionata, quando il primo assessore alle finanze in Agate, collega stimabilissima, però io personalmente con l'assessore Agate abbiamo avuto tra virgolette delle divergenze, ma su magari la concessione di ulteriori rateizzazioni, lei era d'accordo, non era d'accordo, comunque c'è stato un confronto politico. Un contatto c'è stato. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Infatti io dico sempre la politica è politica, i rapporti personali sono rapporti personali. Io ricordo praticamente perché io diciamo che ero uno dei paladini di questa, dei consiglieri di questa amministrazione, quando si approvò il progetto della piscina comunale, l'assessore Agate non era d'accordo per il piano di rientro, sia per il piano di rientro, praticamente perché è vero che noi paghiamo degli interessi molto bassi, ma dobbiamo andare a restituire tutta la somma al credito sportivo. Sì, dice, quando poi noi la finiremo, costi di gestione, punto interrogativo, considerato che lei giustamente aveva contezza delle casse dell'ente. Ebbene, questo glielo possono pure confermare alcuni consiglieri di Siamo Mazara, se l'assessore Agate non si fosse allineata all'approvazione del progetto della piscina, era fuori dalla giunta. Quindi quando lei viene a dire, dice, ma l'assessore Mauro con lei... Con l'assessore Mauro c'è un rapporto di amicizia, scambiamo due chiacchiere in maniera politica, ma non possiamo prendere nessun tipo di impegno. Sa perché? Perché nel momento in cui l'assessore Mauro dovesse pensare di testa sua, l'assessore Mauro è fuori. Addirittura? Sì, glielo dico io. Perché nel momento in cui, ma la storia lo dice, nel momento in cui l'assessore Inagate, che non era d'accordo sulla piscina, già dopo sei mesi, Lei crede che sia stata questa la motivazione? No. Il problema è stato perché poi in politica, perché qui si è presentato un progetto civico. Poi ci sono i giochi politici. Insomma. Poi ci sono i giochi. Ad esempio a me il sindaco mi disse: io non posso più rispettare gli impegni con te perché le condizioni politiche sono cambiate. Va bene, ci può stare. Me ne farò una ragione, meno male. Però poi di contro io dico, il sindaco allarga, con noi non ci sono più le condizioni politiche, ma questo qua eventualmente ribadisco sempre, mi piacerebbe confrontarmi con il sindaco, tra virgolette con un moderatore, per eventualmente dire se io dico bugie o dico la verità. Dove poi praticamente le condizioni politiche erano che entra in giunta gente che se lo era macinato in campagna elettorale, se lo era macinato anche sul personale. Poi entra in gioco pure, perché tutti possono dire sì, è un tecnico, entra in gioco pure Forza Italia. Ora, non me ne vogliano, però... che noi con l'escavazione del porto siamo ancora praticamente all'anno zero. Se noi non avessimo un assessore regionale,
Cosa saremmo qua a dire? Ah, se noi avessimo una rappresentanza. Noi abbiamo la rappresentanza e siamo sempre a zero, direttore dell'UFI. Quindi una ragione non c'è sicuramente. Una parte praticamente di coloro che sono stati determinanti all'elezione di questo sindaco sono stati messi da parte, per fortuna, dico sempre io. Questa è stata una manna dal cielo, perché c'erano delle condizioni politiche più importanti. Le nuove alleanze politiche porteranno sicuramente il sindaco Quinci a portare una mazzara di nuovo raggiante, e che sicuramente queste nuove alleanze gli consentiranno di nuovo di fare il sindaco a Mazzara del Vallo. Se si prende da solo lui, però. Qualcuno dice che lui sta facendo campagna elettorale per sé, al contrario. Ma io, guardi, quando il sindaco viene qui e attacca, facciamo esempio quello dell'UDC, considerato che noi siamo in campagna elettorale, è inutile nasconderlo, noi abbiamo un candidato che è Piero Marino, ma io sono contento. Ci stavo arrivando. Io sono contento, sa perché? Perché se il sindaco parla male di noi, noi sicuramente avremo più consensi, perché la gente che non ci conosce la dice, questo qua parla male di quelli, allora io sono con quelli. A proposito di prossime elezioni regionali, chiudiamo facendo appunto un cenno a questo prossimo appuntamento elettorale. Come ci si prepara? No, noi già la fase della preparazione è superata. Noi già da più di un paio di mesi già siamo noi in campagna elettorale, anche perché da quando abbiamo ufficializzato già a dicembre è venuto l'assessore Turano, nonché segretario regionale del partito. Praticamente noi abbiamo ufficializzato, e quindi noi subito al lavoro siamo, sì, anche perché quello che dice sempre Pietro, dice la cosa più bella della politica per lui, non per me, ma per lui, dice: io adoro chiedere il consenso, io adoro stare in campagna elettorale. Quindi lui per il momento è la persona più felice al mondo, dice, perché faccio parte di una squadra che mi supporta. Ha messo la tigre nel motore già. Sì, una macchina, guardi, direttore. Giustamente a volte in giornate dove non lavoriamo, il sabato andiamo giustamente a fare campagna elettorale, capita a volte, è una macchina da guerra, anche perché uno che, io attenzione, io non prendo pochi consensi, prendo 320-330 consensi, quando uno praticamente prende ogni qualvolta più di 700 consensi, quasi 800 ne ha presi, un motivo ci sarà con 400-500 candidati. Ora, giustamente il raggio si restringe, perché a Mazzara non so se ci saranno 4, 6, 7 candidati, ognuno. 7 quasi sicuri. Ah, questo poi lo dobbiamo andare a vedere quando si chiuderanno le liste, perché per il momento c'è pure chi dice che è candidato solo per, tra virgolette, alzare il prezzo. Voce. Quindi noi ce la giochiamo tutta, siamo entusiasti di questa campagna elettorale. E siamo un gruppo consiliare e un partito, perché non dimentichiamoci che noi siamo in un partito importante, dove importante è sì la rappresentanza in Consiglio Comunale, ma da quando noi siamo ufficialmente entrati all'interno dell'UDC ci andiamo a confrontare con gente con gli attributi. Mi riferisco a Giovanni Quinci, a Franco Langetano, a Valeria Lestra, al dottor. E questo, anche questo qua ci fa crescere. Allora, abbiamo aperto con le vicende amministrative e politiche, chiudiamo allo stesso modo, così come ha fatto con altri, consigliere Colicchia. Lì c'è la telecamera, se vuole si può rivolgere direttamente al sindaco Quinci, cosa vorrebbe dirgli? Meglio una fine disperata che una disperazione senza fine. Bella conclusione. Speriamo bene, comunque non perdiamo mai la speranza, consigliere Colicchia. Grazie di essere stato qui con noi. Grazie a voi. Grazie per averci seguito, buonasera, alla prossima. Buonasera.